Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. In primo piano ancora i gravi danni procurati dal maltempo e quindi gli allagamenti. In primo piano la situazione sul Padovano, che sta registrando diverse situazioni di criticità. La situazione è grave per molti cittadini della provincia di Padova che in queste ore stanno facendo i conti con le conseguenze del maltempo. Situazioni drammatiche a Battaglia Terme, dove numerosi sono stati gli sfollati e tante persone sono state messe in salvo dai gommoni dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dalle prime ore di questa mattina la situazione è peggiorata nella zona Tencarola-Selvazzano. Tante le case invase dall'acqua, pochi hanno dormito nella notte trascorsa e tanti sono stati svegliati questa mattina intorno alle 6 quando l'acqua ha iniziato ad entrare nelle abitazioni che erano rimaste all'asciutto. Allora vediamo subito la situazione nel servizio. 66, mi ricordo, c'era tanta acqua così qua. Quindi è passato un po' di tempo, però la criticità insomma è ritornata. È rimasta. Anche lei abita in zona? No, no, io abito a Brusegana, sono fuori da queste situazioni, diciamo. È venuto a vedere però perché fa comunque... Mi sono reso conto dei danni che causa purtroppo l'incuria dell'uomo, insomma, ecco. Al lavoro per togliere l'acqua da casa, quanta acqua avete avuto? Una ventina di centimetri. Senta, lei ha steso le cose ad asciugare sul cancello in attesa di un sole che però... Cosa le devo rispondere? Non lo so neanch'io. Sto cercando di pulire il pulibile e poi speriamo che questa sera... Però vede com'è messo. Ma cosa vi hanno detto? Che la situazione dovrebbe tornare alla normalità? Qualcuno vi ha detto qualcosa? Io ho chiesto qualcosa ai vigili che ci sono qui in fondo. Sembra tutto quanto fermo, insomma, sembra stagnante, infatti hanno cominciato con le pompe a tirar via perché proprio forse i tombini sono tutti quanti occlusi. Ma senta, questa è una zona che solitamente è una zona sicura, non ha rischio allagamento? No, mio nonno ha fatto questa casa e nel 66 non è andato sotto acqua, quindi l'ha fatta proprio prendendo la misura della strada di via Padova. Quindi di scolo delle acque, secondo me, perché poi il dosso che c'è lì all'incrocio ha fatto da tappo, quindi le cose che c'erano qui non riuscivano ad andare via e lì faceva tappo ed è rimasto qui sul buco, insomma. Il commento è che, diciamo, noi in questo comune nascono questi disagi è perché nessuno fa il collaudo. Bisogna fare le prove almeno ogni 3 mesi e controllare se le caditoie, queste si chiamano caditoie, va bene, se le caditoie ricevono, ma il collaudo, allora la prova va fatta, in pressione bisogna mettere, non farla con la scopa, bisogna portare qui un camion, mettere un espurgo che abbia almeno 100 atmosfere, 120, e si fa la prova sotto. Allora con quella si vede se l'acqua prende se l'acqua prende il suo corso naturale. Questa caditoia qui l'ho tenuta sempre pulita, ha capito, sempre a mie spese. E allora cosa succede? Che quando vengono queste eccezionali dopo, se tutti avessero avuto le caditoie pulite ci sarebbe stato i danni, ma minori, ha capito? Perché ci sarebbe stata la prova che i pozzetti avrebbero funzionato. Purtroppo bisogna che questo lo dite anche ai signori ingegneri e geometri che devono andare a vedere quando non vengono viene fatta la manutenzione, ma che sia effettiva. Il comune manda delle persone a pulire la superficie, però questo è un problema che c'era già nel 66, perché quella casa lì, vedi, è la più vecchia. Nel 66 non è andata sott'acqua, non c'erano quelle case là, non c'erano queste, però c'erano quelle lì, che sono andate tutte sott'acqua. Hanno rifatto le fognature in una maniera, quindi sono 50 anni.
adesso andrebbero rifatte, però la pulizia e la manutenzione è importante, specialmente in questo quartiere. Sì, sì, è il mare, ho la casa con 1,60 m da piano terra, e piano giorno per fortuna è libero, riusciamo a mangiare, siamo senza riscaldamento, senza luce, perché i comandi sono giù, sono allagati, e quindi aspettiamo, c'è di peggio. Che cosa vi hanno detto che dovete aspettare? Abbiamo aspettato, sta scaricando adesso, perché via via che scarica, adesso appena la strada è libera e le mie pompe entrano in funzione, riuscirò a scaricare il giardino, che c'è un metro di acqua in giardino, quindi... Ma quando è iniziata? La situazione è precipitata ieri sera alle 7, scusi. Ieri sera alle 7 è precipitata perché fino alle 7 da domenica sera tutto lunedì ho lavorato per cercare di tenerla, ho messo le paratie in strada in maniera da evitare che l'acqua entrasse. Però è stato inutile. È stato fino alle 7 è tenuto e dopo le 7 è arrivata l'ondata che praticamente ci ha coperto, perché probabilmente non riuscivano più a sfogare da nessuna parte e è arrivata tutta qua. Beh, sapevo che i campi attorno erano tutti pieni perché avevo girato lunedì per lavoro, avevo visto tutta la zona da Vicenza a Padova, praticamente i campi erano pieni, quindi da qualche parte dovevo andare. È venuta qui perché qui c'è il collettore e è ovvio che qui viene a finire. E quindi, malgrado le pompe che funzionavano, il brettella che ricevevano, non sono riusciti, perché se tu vuoti anche 10 litri di acqua e ne arrivano 100, non serve a niente, insomma. Poi, con tutta la buona volontà, insomma, i miracoli non li fa nessuno. E la situazione sta diventando grave sui Colli Euganei, dove il terreno è molto fragile e si stanno verificando varie frane. Il presidente dell'ente parco, Gianni Biasetto, ha tracciato un quadro della situazione a rischio. Un primo smottamento ha reso inagibile la provinciale 77 a Rovolon, ma a Teolo forse la situazione è più preoccupante, con una frana sopra l'abbazia di Praglia che interessa un intero versante sul colle. Altre due frane si sono aperte a Torreglia e Montegrotto, e con le telecamere siamo andati a Montegrotto, zona in sofferenza già da ieri. Vediamo la situazione. Sindaco, Montegrotto non solo problemi con l'acqua, li avevamo già visti ieri, ma anche ci sono i colli, qui c'è un movimento franoso. Sì, beh, ci mancava anche questa, e effettivamente la frana, adesso abbiamo visto, è di parecchie dimensioni, per cui insomma è anche una cosa pericolosa, poi con le abitazioni sotto è un qualcosa che insomma mi preoccupa molto, l'ho appena vista anch'io, per cui insomma l'avete fatta in diretta. E niente, per quanto riguarda l'acqua, adesso ci stiamo attrezzando, cioè ci siamo già attrezzati con un centro di raccolta per le persone, dove possono trovare il nostro centro comunale, dove possono trovare sia da mangiare che anche delle brande, però per il dormire invece gli stiamo mettendo a disposizione qualche albergo che si è reso disponibile tra Abona e Montegrotto. Attualmente qual è la situazione? Quante famiglie sono state fatte evacuare, sono dovute quindi allontanare da casa, e com'è la situazione dell'acqua? Beh, la situazione dell'acqua è, i livelli sono stabili, sono fermi, e questo mi preoccupa ancora di più, perché mentre nelle altre zone calano i livelli, e qui i livelli sono fermi, per cui cioè, stiamo ricevendo l'acqua degli altri del territorio, praticamente stiamo facendo da vasca di laminazione. Quello che appunto io continuo a dire, adesso il genio non so se mi ha ascoltato o quant'altro, di chiudere questo arco di mezzo, per cui di farci scaricare noi come zona, insomma vediamo, perché non so più a chi rivolgermi, perché veramente sono abbastanza solo in queste situazioni. Sindaco, dove rimane la criticità in questo momento a Montegrotto? La criticità è tutta la zona, tutta la parte sud di Montegrotto, quindi tutta quella parte dove va a scaricarsi verso Battaglia, e quella parte lì fino quasi al municipio, che anche lì è abbastanza problematica. E io spero che calino i livelli prima dell'arrivo meteorologico. Sta scendendo l'acqua, stamattina ce n'era molta di più. Sì, sta scendendo, stamattina c'erano 30 cm in più, adesso l'acqua inizia a scendere fortunatamente, però per sera hanno chiamato di nuovo pioggia, e questo è il problema.
quindi siete molto preoccupati? Siamo molto preoccupati. Ma la situazione comunque si può controllare, però ieri abbiamo preso tanta paura. Vi è entrata l'acqua in casa? C'è entrata l'acqua in officina, noi abbiamo qui l'officina, e c'è entrata 15 cm d'acqua che poi buttavamo fuori, ma automaticamente rientrava perché il circolo era continuo. Adesso non vi resta che aspettare. Per forza, aspettiamo questa sera e poi vediamo. Com'è lo stato d'animo? In questa situazione non sai mai cosa pensare, perché non sei mai pronta a superare tutto quello che ti può succedere. Immagini e interviste che fanno capire le ore, i giorni d'angoscia che stanno vivendo queste persone. Abbiamo visto alcune zone critiche della provincia di Padova, ce ne sono davvero tante altre. Ricordiamo che gli sfollati sono a centinaia. Dopo la provincia, adesso Padova città, allagata via Montecero, dove abbiamo incontrato anche l'assessore Michalizzi. Guardate. Assessore, qual è la situazione a Padova in questo momento? Allora, la città di Padova non ha mai corso reali pericoli. Abbiamo affrontato la situazione di preoccupazione con il Bacchiglione ancora qualche giorno fa ed eravamo preoccupati per la zona della Paltana, che per fortuna non ha avuto conseguenze. Oggi che il livello dei fiumi si sta abbassando, la preoccupazione si è rivolta verso tutto quel sistema di canali minori, fossi, canali consortili e canali irrigui. Questi che in questi giorni non hanno potuto scaricare sul sistema di fiumi e che sono stati caricati dalle forti piogge, oggi sono in grande sofferenza. Questo è il punto più critico, l'unico punto di difficoltà vera della città. Sono coinvolte tre abitazioni, quindi un punto molto localizzato, circoscritto e che non sta provocando grandi disagi. Di fatto i grandi quantitativi d'acqua in zona Caselle, Selvazzano, Rubano che passano anche di qua hanno provocato questo innalzamento che sta interessando queste abitazioni. Come vedete, siamo qui con i nostri volontari della Protezione Civile, i nostri tecnici del settore manutenzioni, e stiamo provvedendo a svuotare e liberare i cortili e i primi piani terra delle case occupati dall'acqua. Ci attendiamo ancora una situazione incerta dal punto di vista della piovosità, quindi attenzione massima ancora alla situazione, che richiede appunto attenzione, e siamo qui insomma. Assessore, lei l'ha appena detto, Padova non ha mai corso reali pericoli ed è su questo che è un po' scoppiata la polemica dei comuni della prima cintura urbana, tra cui per esempio Montegrotto ed Abano. Dobbiamo rimanere uniti, perché questa regione sta avendo, come dire, sta subendo i disagi di una situazione molto difficile, e insieme dobbiamo affrontarla. Non sono i comuni che fanno le manovre idrauliche, è il Genio Civile, che è un ufficio della regione che lavora, ho fiducia in come lavora, nell'interesse dei territori. Da quando è che siete messi con l'acqua in casa? Da lunedì dalle 3. E riuscite comunque a dormire in casa o siete andati via? No, è sfollata, mia mamma abita da una vicina. Quindi adesso state lavorando per cercare, però l'acqua sta calando o no? Adesso sta calando, da ieri sera verso le 2. Però mi diceva, i problemi rimangono perché i danni sono tanti, perché adesso si sono alzati i pavimenti. Sì, adesso vedremo quando possiamo entrare, comunque si sono alzati, spero che siano solo le piastrelle, perché se sono gli impianti bisogna metterci mano in modo pesante. La Protezione Civile cosa le ha detto? Beh, adesso sono arrivati con mezzi adeguati e stanno facendo, prima i mezzi erano impegnati e non potevano fare di più. Com'è lei? Arrabbiato, triste, dispiaciuto? Beh, questa in 3 anni è la seconda alluvione in casa come famiglia, perciò siamo abbastanza provati. Sa che il lavoro adesso da fare è ancora tanto? Sì, beh, con l'esperienza che ho, mio fratello che abita a Vezzano non è ancora uscito fuori ed è in emergenza alluvione. Qui pensavamo di essere a posto e
invece è andata così e poi speriamo che in qualche modo si risolva, ecco. Come avete visto, la situazione è davvero drammatica e questa mattina il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha incontrato la stampa per dare alcune informazioni. La situazione non è diversa da quella di pochissimi anni fa, quella del 2010, ma sentiamo cosa ha detto. Sì, una lettera al Presidente del Consiglio per sottolineare quello che è l'emergenza del Veneto, un'emergenza che è stata dimenticata e che oggi vedo fortunatamente ripresa a livello nazionale. Ma un'emergenza, le colpe sono sempre degli altri, la Regione non ha responsabilità nei ritardi che ci possono essere stati? Ma guardi, noi non siamo i padroni del rubinetto, quindi l'acqua arriva e noi cerchiamo di fare in modo che le opere siano fatte. Abbiamo realizzato 925 opere in 2 anni e mezzo, direi che abbiamo fatto i salti mortali. Prova ne sia che è piovuto più del 2010 e non abbiamo avuto i danni del 2010. Cosa chiedete adesso? Chiediamo che i nostri veneti, dalla montagna con la neve a tutti gli altri veneti che hanno avuto i problemi dell'alluvione, siano ristorati dei danni che hanno avuto. Abbiamo avuto un sacco di danni peraltro nelle opere pubbliche, le strade, la viabilità, le frane, gli smottamenti che saranno veramente milioni di euro da recuperare. Ma sì, il commissario arriva da sé, lo stato di calamità è l'occasione per fare una contabilità certa e certosina a livello veneto, in modo tale che poi tutti i comuni, tutti i cittadini possano essere ristorati come deve essere. Opere pubbliche, come si deve intervenire adesso con questa nuova emergenza, con i problemi che si creeranno nel verificare i danni che ci sono stati? Beh, quella delle opere pubbliche è una grossa emergenza, i singoli proprietari, quindi i comuni, le istituzioni faranno una breve contabilità della messa in sicurezza e poi del ripristino dell'opera e dopodiché la contabilità finale la farà la Regione in via tutte le richieste a Roma. E dal 31 gennaio è sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Padova-Calalzo. Al momento non sono state eseguite le ricognizioni aeree sulla linea e quindi la circolazione non può riprendere. Lungo il tratto sono caduti numerosi alberi, inoltre bisogna valutare le condizioni di stabilità del versante montano. E frane, abbiamo visto poco fa quelle sui colli Eugani, ma ce ne sono moltissime anche nel Trevigiano, nei colli trevigiani, in particolare nella frazione di Madonna di Loreto di Tarso. Una frana è entrata in un terreno arrivando fino al limite dell'edificio. Un'altra, piuttosto in movimento, ha sfiorato la chiesa della frazione Formeniga di Vittorio Veneto, bloccando una via locale e distruggendo la stradina di accesso. Altri smottamenti causati dall'abbondante pioggia sono segnalati nel Vittoriese. Altri disagi a Refrontolo e a Cappella Maggiore. A Sermeda una frana è tenuta sotto controllo, problemi anche sulla provinciale 1 Mostaccin a Maser che è stata chiusa. Sulla pedemontana del Consiglio si viaggia a senso alternato dopo la chiusura provvisoria a Borgo Luca di Fregona per il cedimento di 15 metri di un muro di contenimento. E tra l'altro oggi il presidente della provincia di Treviso, Muraro, ha chiesto al presidente del Consiglio che venga tolto il patto di stabilità nelle zone colpite dall'alluvione. Abbiamo sentito le principali notizie che riguardano l'alluvione, il maltempo che ha colpito il Veneto in questi giorni. Adesso diamo uno sguardo alle principali notizie che arrivano dal territorio. Purtroppo abbiamo un nuovo nome che si aggiunge alle vittime italiane di questa crisi economica. Un uomo questa mattina si è lanciato nel vuoto dal 10° piano dell'ospedale di Padova. La crisi mi ha tolto il sorriso. Queste le parole lasciate scritte su un foglio che la polizia ha trovato dopo il tragico gesto. Il dramma è avvenuto in mattinata. La vittima è Giovanni Zampieri, 55 anni, di Due Carrare della provincia. L'uomo gestiva un distributore di carburante in via Gatta Melata, poco distante dal luogo della tragedia. E un altro dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri in provincia di Padova, dove un uomo di 81 anni, Pietro Zaramella, ha ucciso la moglie a coltellate, poi si è tolto la vita. Prima di uccidersi ha allertato le forze dell'ordine, avvisando che aveva compiuto un omicidio. Quando i carabinieri sono arrivati in casa, però, ormai era già troppo tardi.
E oggi giornata difficile all'aeroporto di Treviso, molti voli sono stati dirottati e altri addirittura cancellati per un guasto tecnico all'aerostazione. I velivoli non hanno potuto né atterrare né decollare. I passeggeri più fortunati sono stati riprotetti su Venezia, Trieste e Bologna, mentre molti hanno dovuto rinunciare. Abbiamo dedicato gran parte del nostro telegiornale alla situazione del maltempo. Vediamo adesso che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. Fino alle prime ore di domani mattina sono previste nuove precipitazioni, ma con quantitativi nettamente inferiori rispetto ai giorni scorsi. Sono previsti in genere dai 5 ai 15 mm, salvo possibili locali massimi dell'ordine di 15-25 mm sulle zone prealpine e pedemontane centro-occidentali del Veneto. E dunque continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione maltempo anche con le prossime edizioni. Vi auguriamo una buona serata, grazie per essere stati con noi.